Ciao a tutti ragazzi, eccoci al tutorial di questo CoinVanish, che è una mia versione del Retention Vanish. L'ho evoluta nel corso del tempo e spero che vi piaccia. Non perdiamo tempo e partiamo subito col tutorial. Per prima cosa vi do un overview del movimento, prima veloce e poi lentamente. Allora, questo è quello che succede e la moneta ritorna nella mano destra. Ora vediamolo lentamente. Allora, la mano sinistra si sta per chiudere. La mano destra riporta la moneta e la impalma nella mano destra, ovviamente. E posso mostrare la mano sinistra vuota. Questo è quello che succede. Il movimento è molto semplice, ma come potete vedere, veramente molto molto illusivo. Ora vediamo la vera e propria meccanica di questo gioco. Partiamo con l'impugnatura. Il pollice, per prima cosa, deve occupare quanta più superficie possibile della moneta. Quindi non deve essere all'estremità, quindi in questo modo, ma al centro della moneta. Mentre le quattro dita, quindi indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se siete destri, della mano sinistra se siete mancini, devono essere ritratte. Quindi queste sull'estremità, quindi indice, medio, anulare e mignolo sull'estremità della moneta, pollice deve occupare quanta più superficie possibile. Ora, so che solo l'indice e il medio toccano la moneta veramente, però per una copertura totale tutte e quattro le dita della mano destra devono essere ritratte. Possono essere anche più spostate, basta che siano ritratte rispetto alla moneta, quindi non distese in alcun modo. Ora vediamo la vera e propria meccanica. Allora, la mano destra si porta sul palmo della mano sinistra, che è aperta. Ora, la parte importante è che la mano sinistra non deve chiudersi in questo modo, ovvero con tutte e quattro le dita in contemporanea, bensì in questo modo, a ventaglio praticamente. Quindi partendo dall'indice, medio, anulare e mignolo, uno di seguito l'altro. Allora, ve lo faccio rivedere. Partendo dall'impugnatura, da cui siamo partiti, metto la moneta sul palmo della mano sinistra, si chiude l'indice, si chiude il medio. A questo punto la mano destra ritrae, fa questo movimento. Vediamolo nel dettaglio. Allora, in realtà questo movimento è molto molto semplice, può sembrare complicato, ma non lo è. Dobbiamo passare da questa posizione a questa posizione. È come quasi se volessimo chiudere la mano a pugno, quindi non è niente di difficile. Quindi partiamo da questa impugnatura che abbiamo visto prima, chiudiamo velocemente la mano a pugno, lasciando fuori la moneta. Quindi la moneta si trova sulle quattro dita ed è tenuta dal pollice della mano destra. Quindi questa azione, questa chiusura della mano deve essere coordinata alla chiusura della mano sinistra. Quindi contatto, porto la moneta sul palmo della mano sinistra, si chiude l'indice, si chiude il medio. Quando il medio si chiude, la mano ritrae la moneta, la mano sinistra finisce di chiudersi. E ora quello che dobbiamo fare è passare da questa posizione a questa posizione. La mano sinistra si apre. Vediamo meglio come passare da questa posizione, che è quella finale, a un impalmaggio interno, perché ovviamente la moneta è ancora fuori la mano in questa posizione e può essere anche vista dallo spettatore, poiché è ancora fuori. Poi le monete sono lucenti, quindi è possibile che si veda anche qualche riflesso. Quindi dobbiamo subito portare la moneta da questa posizione a questa posizione. Questo passaggio è anche molto semplice e intuitivo da capire durante il movimento. Quello che dobbiamo fare è spingere, trattenere la moneta col pollice, in questo modo, aprire leggermente le dita, non troppo, non serve, lasciar cadere la moneta e chiudere la mano. Allora ragazzi, vediamo un'ultima volta il movimento, prima lentamente, poi velocemente. Allora, mi trovo in questa posizione, quindi pollice della mano destra che prende la maggior parte della superficie della moneta, le quattro dita ritratte sull'estremità della moneta, contatto con il palmo della mano sinistra, l'indice si chiude, il medio si chiude, a questo punto la mano destra ritrae la moneta, la mano sinistra finisce di chiudersi, impalmo la moneta e mostro la mano sinistra vuota. Vi faccio vedere in velocità l'effetto un'altra volta. Questo è quello che succede.
e ho la moneta impalmata. Allora ragazzi, una chicca che vi consiglio di aggiungere a questo Vanish è schioccare le dita. È un movimento molto illusivo per far credere che la mano è appunto vuota. Se non ve ne siete accorti fino a questo momento del tutorial, quando la moneta è impalmata finisce più o meno dove si trova l'anulare e il mignolo della mano destra. Quindi mi trovo in questa posizione, pollice trattiene, lascia cadere e quindi ho impalmato definitivamente la moneta come abbiamo visto, e spesso si trova impalmata dall'anulare e il mignolo della mano destra. Questo ci lascia le altre dita libere per schioccare le dita. Quindi è una semplice chicca che vi consiglio di aggiungere perché è molto illusiva. Bene ragazzi, il tutorial è giunto alla fine, spero che vi sia piaciuto, è un Vanish che uso sempre in quasi tutte le routine con le monete. A questo punto io vi lascio a cliccare qualcosa, vi invito a iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!